sono Fabrizio Pozzi di Inglese Online. Ti aspettavi di esordire in questo modo dal primo minuto con una prestazione di questo tipo, anche perché l'hai aspettata un po' questa occasione? Sì, ho aspettato un po' questa occasione, sono molto contento. Questo qui posso dire che è un esordio che tutti noi ragazzi sogniamo. Sono molto contento per la squadra, soprattutto perché stiamo lavorando duramente. Ogni tanto magari qualche punto l'abbiamo perso per strada, però stiamo lavorando duramente e sono molto contento per il gruppo. Prima Caligaris è il piccolo tutto sport, mister, che ha avuto una crescita notevole in questi due mesi, ti senti trasformato in che senso? Sì, è stata una crescita notevole perché comunque venendo da una categoria inferiore, diciamo che il primo periodo un po' l'intensità l'ho sentita, però io sto lavorando duramente giorno dopo giorno con la squadra, col gruppo, cercando di capire i meccanismi della Serie B, perché è un campionato difficile. Come ho detto prima, sono molto contento e spero di continuare così. Andrea? Andrea Cacciolo, GRP TV. Quando è uscito da capo aveva, sembrava un po' di dolore a una gamba, ha chiesto di essere sostituito o sbaglio? No, sono stati dei crampi, comunque è tanto che non giocavo, ho bisogno di minutaggio e comunque la fatica, diciamo che verso la fine ho iniziato a sentire. Una delle immagini più belle è l'applauso mentre ti avvicini per il cambio di Arrighini e l'abbraccio di Marconi. Un segnale importante, credo, per te, per un ragazzo in mezzo a gente che ha tante esperienze. No, come ho detto prima, si lavora tutti insieme giorno dopo giorno, questo è un grande gruppo, sono un ragazzo nuovo, giovane, ma subito integrato bene, e io ho solo da imparare come da Marconi, Arrighini, Corazza, Casarini, cioè sono giocatori di esperienza che durante la settimana ti danno qualcosa in più per migliorare. Volevo chiederti ancora una cosa per quanto riguarda quell'occasione all'inizio del secondo tempo, quando hai tentato quello spiovente quasi da metà campo. Ti sei reso conto che se fosse entrata sarebbe crollato lo stadio? Sì, mi sono reso conto che se avessi fatto il gol lì sarebbe sceso lo stadio. Sono molto contento. Il portiere è stato bravo, anche nel primo tempo ha fatto un paio di parate dove comunque cioè, è stato molto bravo, sono contento del gol e della vittoria. E come si fa adesso a confermarsi a questi livelli? Comunque, come ho detto, il lavoro, bisogna sempre lavorare al 100% e dare sempre il massimo. Quando ci sarà occasione io cercherò comunque di farmi trovare pronto. Sono contento per il pubblico perché comunque erano tantissimi e ci hanno sostenuto dal primo minuto all'ultimo e vogliamo ringraziarli. Senti, una dedica, perché il primo gol in B credo sia... La dedica alla mia famiglia, alla mia ragazza, ai miei amici che